Mister Perego, eccoci qua. Nella gara, nell'ultima di campionato, dove potevate indirizzarla nel verso giusto, calcio di rigore. Ci è capitato diverse volte, purtroppo quest'anno mi sembra che con questo sia il terzo o forse il quarto rigore che sbagliamo. Poi purtroppo i rigori si sbagliano e la partita si è incanalata in un modo dove non volevamo incanalarla, insomma. Esattamente, però andiamo oltre, andiamo alla fine della gara. Sul 2-0 ci sono state ottime occasioni, la rovesciata di Sare, potevate riaprirla, poi anche Del Re una mezza rovesciata, tiro un tiro dal limite, poi c'è il gol di Sare. Quindi lì sul 2-0 l'avete riaperta, un finale davvero alla grande. Perego, questo lascia ben sperare per, purtroppo, no, vabbè, per disputare i play-out. Noi sapevamo che oggi non era una sentenza ufficiale, nel senso che potevamo fare i play-out, potevamo salvarci direttamente. È una partita difficile dove loro hanno giocato alla morte e dove probabilmente abbiamo fatto un primo tempo meglio di loro, dove se avessimo realizzato il rigore probabilmente sarebbe stata una partita diversa. Però è giusto così, il calcio è giusto non regalare niente, loro non hanno regalato niente e speriamo che anche negli altri campi sia stato così. Anche qui vogliamo, come domenica scorsa abbiamo chiesto forse la stessa domanda che facciamo quest'oggi, Perego. Bianco per Tamba, poi esce Bianco dentro Del Re, che succede? Vabbè, Bianco non era a posto, era 2-3 settimane che era infortunato, è entrato oggi dopo 10 minuti, ha accusato un dolore. Abbiamo fatto questo cambio, sicuramente non era tecnico ma era dovuto all'infortunio. Sibio si fa insomma un po' ipnotizzare da Magoni. Non ci attacchiamo a chi mancava o chi doveva giocare, perché poi non è giusto così, anche perché è una squadra che ha dato tutto, che ad oggi era impensabile arrivare a questo punto. Va bene, saremo pronti per le due partite che ci aspettano. Fiducioso Perego, quindi la prossima gara si giocherà contro l'Arcellasco. Sì. Giustamente Brianzogina tese che giocherà con il Castelleone. Però oggi davvero, chiaramente, ripeto, togliamo il discorso del calcio di rigore e dovevate incanalarla nel modo migliore, chiaramente ha condizionato poi tutta la gara, infatti i primi 15 minuti insomma un buon primo tempo, però da lì poi siete calati tantissimo, Perego. Sì, sì, è chiaro che il gol loro ci ha un attimino demoralizzato, dove in un primo tempo prima del gol loro avevamo fatto probabilmente la partita più noi, eravamo andati vicino al gol un paio di situazioni, soprattutto col rigore. Poi ci ha un po' tagliato le gambe il gol loro, però va bene, cioè adesso andiamo e dobbiamo ricaricare le batterie, dobbiamo riprendere queste due partite dove giocheremo con l'Arcellasco, che sappiamo che è una squadra difficile da affrontare, sappiamo che è una squadra forte, sappiamo che ha dei singoli giocatori che possono fare la differenza sempre, però ripeto e confermo che ad oggi se avessimo detto di fare play-out non dico che saremmo stati contenti, però era una speranza che all'andata non avremmo messo in considerazione. Insomma. Ecco Perego, ultima domanda dopo questa intervista appunto. Voglio metterla sempre in difficoltà, avrebbe preferito il Castelleone rispetto all'Arcellasco? Ma penso che in questo punto della stagione? Penso che in queste partite una valga l'altra, nel senso sono tutte squadre che sono come noi su un buon livello, sono tutte squadre che hanno fatto lo stesso campionato, quindi si chiami Castelleone, Brianza o Arcellasco, a noi sinceramente cambia poco, dobbiamo guardarci in casa, dobbiamo guardare noi stessi e magari meno l'avversario, visto che sono tutti avversari che a livello di qualità sono paragonabili a noi, insomma. Eccoci qua Carminati, siamo nel dopo gara per questa ultima giornata di campionato, se ne esce con una vittoria, un 2-1 contro una buon Crozio Corte, bene nel finale appunto, però chiaramente ad inizio di gara nel primo tempo è determinante il calcio di rigore sbagliato da Sibio. Sì, le gare spesso e volentieri sono decise anche dagli episodi, loro non hanno avuto la possibilità di passare in vantaggio, hanno sbagliato il rigore e niente, dopo abbiamo avuto l'occasione noi di andare in vantaggio, andati in vantaggio e niente, primo tempo è finito 1-0 per noi, poteva finire tranquillamente 1-0 per loro. Esattamente, infatti il gol che è arrivato dopo un'azione insistita, Bisce, bravissimo Iello, mette il calcio d'angolo, battuto poi subito da Miori e buona la girata di Bisce, gran gol, eccoli. Sì, sono... Chiudete su 1-0 appunto Carminati. Sì, hai fatto un bellissimo gol, stranamente di solito no, sui calcio d'angolo non facciamo mai gol, li prendiamo di solito, questa volta invece siete stati bravi, hai fatto un bel tiro al volo perché era
era difficile la palla, era una palla che scendeva non facile, è stato bravissimo Thomas Forgo. C'era doppio nella ripresa, il 35esimo, palla persa in uscita da parte del giocatore Visconti del Crozio Corti, insomma, trovati il raddoppio, una perla, un gran bel gol nell'angolino basso alla sinistra di Aiello. Avevamo già avuto... Sembrava chiusa la gara lì, eh? Poi... Sì, abbiamo avuto qualche occasione per chiuderla, abbiamo la traversa di Coita poteva chiuderla e poi sono stati bravi a riaprirla e sono stati bravi a crederci, però ripeto, i ragazzi oggi volevano fare una buona gara perché venivano da tre sconfitte consecutive, non volevano assolutamente chiudere male il campionato, sono stati bravi anche con qualche giovane in più in campo oggi, però ripeto, hanno fatto una buonissima partita, sono contento per loro. Mister... Oltre che la sua conferma per la prossima stagione qui con la Falenghese, c'è anche il tributo, un omaggio a Confalonieri, eh? Sì. Il 48esimo esce con l'applauso del vostro pubblico di casa. Sì, più che meritati, ne avevamo parlato prima della partita. Sono 20 gol, se non sbaglio, in campionato. Sì, sono 20, perché risultano 19, ma sono 20, ha fatto un campionato eccezionale, è stato bravissimo, ma al di là dei gol ha sempre dimostrato attaccamento. Forse l'unico giocatore che ha fatto tutte le partite del campionato, magari gli acciacchi, e quindi era giusto che uscisse tra tributo del pubblico. Ripeto, ha fatto una stagione bellissima e vediamo un po' per il prossimo anno cosa deciderà di fare.